Rimanendo sul tema di farsi impiantare roba nel corpo, parliamo di un metodo contraccettivo che io, che me ne rendo conto, vivo un po' in un mondo tutto mio, non credevo neanche potesse essere accettato. Certo, ne conoscevo l'esistenza, avevamo pubblicato un articolo a riguardo ancora nel lontano 2011, ma dopo il clamoroso flop del primo modello, pensavo fosse morta lì, fosse rimasto un metodo sperimentale. Invece, a quanto pare non è così. Il nuovo modello viene usato e come? E sono un po' cascata dal pero, perché mi chiedo: se una donna è potenzialmente fertile solo per 7 giorni al mese, perché lo sappiamo, no? Una donna può rimanere incinta per soli 7 giorni in un mese. Il giorno dell'ovulazione, i 5 giorni prima, se gli spermatozoi sono abbastanza forti da aspettare l'ovulo tutto questo tempo, ed eventualmente il giorno dopo in caso di una rara ma possibile doppia ovulazione. Quindi, se io, donna, che mi amo, mi voglio bene, cerco di avere rispetto del mio corpo, rischio una gravidanza solo per 7 giorni al mese, ma perché mai dovrei rendermi permanentemente sterile, alterando i miei ormoni naturali, in più impiantandomi corpi estranei nel corpo? Ma perché? Credo che ognuno col proprio corpo sia ovviamente libero di fare ciò che vuole, ma quando le scelte vengono prese con coscienza, conoscenza e consapevolezza. E mi viene da chiedermi: un'esigenza contraccettiva può richiedere un simile sacrificio alla donna? E sono davvero scelte dettate dal suo sentire profondo? Quanto lo sono e quanto vengono pressate dall'esterno? Dal partner, dal marketing pubblicitario, dai medici? Vabbè, comunque partiamo dall'inizio. Tutta questa lunga premessa per parlare di cosa? Dell'impianto sottocutaneo contraccettivo. Magari l'avevate già capito. Si tratta di un bastoncino di plastica, ovviamente non biodegradabile, della lunghezza di 4 cm e del diametro di 2 mm. Viene inserito nel braccio non dominante della donna, più o meno a questa altezza, e può rimanere lì per massimo 3 anni. In caso di forte sovrappeso, però, andrebbe rimosso prima, perché potrebbe perdere efficacia. L'inserimento avviene da un ginecologo esperto tramite un ago guida e può essere fatto con un po' di anestetico locale oppure no. Dipende dalla sensibilità della donna. Per capire se è stato inserito correttamente, il bastoncino si deve vedere e sentire sotto la pelle. Una volta inserito, questo bastoncino inizia a rilasciare gradualmente un progestinico che inibisce l'ovulazione e mantiene denso il muco cervicale per rendere difficoltosa la risalita degli spermatozoi. Praticamente il funzionamento è identico alla mini pillola di cui abbiamo parlato qui e alla spirale ormonale di cui abbiamo parlato qui. In Italia è disponibile solo un tipo di impianto contraccettivo sottocutaneo che rilascia il progestinico etonogestrel. Il costo per l'inserimento è di circa 160 € più il costo della visita. Quali sono i vantaggi? L'altissima sicurezza contraccettiva del 99,9% e il fatto che in teoria lo inserisci una volta e non ci pensi più. Per almeno 3 anni. Non rischi di dimenticarti la pillola e siccome il progestinico viene rilasciato direttamente nel flusso sanguigno, si evita il passaggio dal sistema digerente. Inoltre, non contiene estrogeni. Quali sono gli svantaggi? Beh, che ci si impianta un corpo estraneo nel braccio, che si sente e può dar fastidio, soprattutto i primi giorni e soprattutto se si praticano sport da contatto. Per rimuoverlo si pratica una piccola incisione di qualche millimetro che può lasciare un foro, che dovrebbe guarire entro qualche giorno e non dovrebbe lasciare segni o cicatrici. E i possibili effetti collaterali? Essendo un progestinico, come per tutti i progestinici, ovviamente i sintomi potrebbero essere tutti quelli tipici della fase premestruale: spotting, emicranie, gonfiore, gonfiore al seno, umore altalenante, sistema immunitario basso, eccetera, 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 ma protratti per tutto il periodo di utilizzo. E potrebbero essere esasperati perché il rilascio ormonale ovviamente non viene naturalmente modulato, ma viene imposto un dosaggio standardizzato. Ma vediamo cosa dice nel dettaglio il foglietto illustrativo. Più di una persona su 10, più di una persona su 10,
potrebbe iniziare a soffrire di acne, mal di testa, aumento del peso, tensione e dolore al seno, sanguinamenti irregolari e infezioni vaginali, più di una su 10. Fino a una persona su 10 potrebbe iniziare a soffrire di perdita di capelli, capogiri, depressione, labilità emotiva, nervosismo, riduzione della libido, aumento dell'appetito, dolore addominale, nausea, gas nello stomaco e nell'intestino, mestruazioni dolorose, dimagrimento, sintomi simili influenzali, affaticamento, dolore, non è specificato dove, vampate di calore, dolore al sito di impianto, cisti ovariche, e sì, perché se l'ovulazione viene inibita, le ovaie tentano comunque di ovulare, senza successo, e quindi i follicoli non scoppiati possono diventare delle cisti ovariche. Leggendo in giro un po' di testimonianze su questo impianto sottocutaneo, sembrerebbe avere tre differenti effetti sulle donne. O vanno in amenorrea secca, cioè con assenza di qualsiasi sanguinamento, e no, non crediate sia una cosa figa, perché attraverso la mestruazione la donna si rigenera ogni mese, fisicamente, in quanto elimina proprio le tossine, ma anche psicologicamente ed emotivamente. E se di media le donne vivono più degli uomini, è proprio grazie a questo fatto, a questo meccanismo naturale di rigenerazione e disintossicazione. Ma dicevamo, o vanno in amenorrea, o iniziano ad avere spotting e perdite continue, che non è proprio la cosa più simpatica dover vivere perennemente con il salvaslip addosso, oppure sviluppano sanguinamenti continui e abbondanti, con conseguente anemia, assunzione di farmaci antiemorragici e come cura, indovinate un po', la pillola, quindi doppia bomba di ormoni. Ma un'ulteriore domanda che mi sono fatta, sta roba inserita nel corpo può migrare? E allora ho trovato una nota informativa importante, e non lo dico io che è importante, ma si chiama proprio così, dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, del gennaio 2020, che dice, ce l'ho qua, ve lo leggo, se l'impianto viene inserito a un livello più profondo rispetto a quello sottocutaneo, può verificarsi un danno neuronale o vascolare. L'inserimento in profondità o non corretto è stato associato a parestesia dovuta a danno neurale e a migrazione dell'impianto. Sono stati riportati casi di danno neurovascolare e migrazione dell'impianto dal sito di inserimento nel braccio o in rari casi, questi rari casi sarebbero 107 segnalati fino al 2019, in rari casi nell'arteria polmonare, che possono essere correlati a un inserimento in profondità o non corretto. Al fine di minimizzare ulteriormente il rischio di danno neurovascolare e di migrazione dell'impianto, sono state aggiornate le istruzioni di inserimento e di rimozione dell'impianto. Quindi le cose le scoprono dopo e aggiustano il tiro, giustamente. Ma intanto qualcuno, anzi qualcuna, ci ha rimesso e ha fatto da cavia. A questo punto le scelte sono due. O ti prendi la responsabilità delle conseguenze di ciò che introduci nel tuo corpo. Sicuramente per qualcuno questo metodo potrebbe essere anche la soluzione migliore. Però informati bene su tutto. Pesa i pro e i contro. Chiediti se è una scelta veramente tua. Oppure evita di correre questo rischio. Evita qualsiasi effetto collaterale, entra in sintonia con il tuo corpo e con il tuo femminile ciclico e autentico, con un metodo rispettoso ma altrettanto affidabile. Credi che non esista? E qui ti sbagli, ma ne parliamo se vuoi nei commenti.
chiedo: se una donna è potenzialmente fertile solo per 7 giorni al mese, invece, a quanto pare non è così. Il nuovo modello viene usato e come? E sono un po' cascata dal pero. Perché mi chiedo: se una donna è potenzialmente fertile solo per 7 giorni al mese, perché lo sappiamo, no? Una donna può rimanere incinta per soli 7 giorni in un mese, il giorno dell'ovulazione, gli eventuali 5 giorni prima, se gli spermatozoi del partner sono abbastanza performanti, ed eventualmente il giorno dopo. No, aspetta, rifaccio. Aspetta, 7 giorni in un ciclo. Il giorno dell'ovulazione, i 5 giorni prima, se gli spermatozoi sono abbastanza forti da aspettare l'ovulo tutto questo tempo, ed eventualmente il giorno dopo in caso di una rara ma possibile doppia ovulazione. Quindi, se io, donna, che mi amo, mi voglio bene, cerco di avere rispetto del mio corpo, rischio